discutevamo prima con Bruno, siamo partiti da un'idea che avevamo in testa di Grignolino, anche perché noi lo abbiamo così molto di più di tante altre persone che sono qui. E pian pianino però ho virato un po' il mio pensiero, cioè io preferisco di più grignolini un po' più freschi, con più acidità, quindi sposerei un po' di meno quelli frutti di annate troppo calde con troppa speziatura. Anche perché dicevo lui, cioè a casa mia fino agli anni 50 avevamo grignolino, poi mio nonno aveva fatto altre scelte, è stato tolto, anche perché erano dei cloni un po' diversi da quelli attuali. Noi lo bevamo fresco o freddo di frigo in estate. Quindi il vino che ha più acidità, più freschezza, in teoria si sposa meglio con questa richiesta che avevamo loro. Cioè anche col salame o con il maiale lo beviamo molto fresco. Quindi io sposerei di più i campioni che hanno una freschezza, un'acidità, un frutto molto più fresco. Cioè nella mia mente identificano meglio l'immagine del grignolino. Perdonami se ti interrompo, tu stai parlando a livello tecnico adesso, ma a livello emozionale mi interessa di più, perché le emozioni stanno venendo fuori poco e mi dispiace. A livello di ricordi proprio. Beh, a livello di ricordi, ho ricordi di grignolini fatti anche in maniera un po' diversa. Poi c'è un produttore che potrebbe dire, una volta si faceva grignolino spumante, oppure rifermentato in bottiglia come parlavo prima con Mirko. Ah, addirittura! Luca! Per esempio l'oro dello Zola, e poi in primavera lo fermentavo in bottiglia, cioè ho quei ricordi più di quei grignolini. Poi erano grignolini più giocati sul tannino, e poi era un vino come un po' il dolcetto di una volta, era un vino di invecchiamento, cioè per mio nonno e mio bisnonno era un vino di invecchiamento, non era un vino a bere giorni, cioè il vino per eccellenza di invecchiamento una volta nel Piemonte era il dolcetto, ne abbiamo parlato su Twitter e in altri posti. Cioè io ho del dolcetto della mia leva, della leva del mio padre, abbiamo il dolcetto e non la barbera, come bottiglie tenute da parte. Il grignolino una volta era fatto un po' anche per quello. Poi ultimamente, negli ultimi anni, si beveva soprattutto d'estate molto fresco. Mi piacerebbe poi risentire anche il discorso di Samuel, perché il discorso poi dopo rispetto di vendere in vendita all'estero in Italia sono un pochino diverse. Però so di alcune aziende anche che non sono qui che hanno dei buoni risultati negli Stati Uniti, quindi che assolutamente contro al tutto il movimento è stato creato da guide che hanno premiato vini assolutamente al di fuori delle tipicità del Piemonte. Il vino esprime molto bene il territorio. Gianluca, qua abbiamo però delle aziende che lavorano con gli Stati Uniti e anche abbastanza bene, tipo Cascina Tavin, La Casaccia, cioè lavorano con gli Stati, sono presenti sul mercato americano. Il problema è solo quello che i produttori devono comunicare che cosa stanno facendo. Cioè io lo dico sempre, per poter scegliere bisogna conoscere, quindi se il pubblico conosce può scegliere, senza conoscere non sceglierai mai. Quindi dobbiamo proporgli, dobbiamo fargli capire cosa stiamo producendo. Ovviamente, quindi cosa bisogna fare? Bisogna farlo degustare, bisogna spiegarlo, e assolutamente bisogna spiegarlo come un vino, come diceva Baldi per esempio, un vino assolutamente al di fuori di quello che avete in testa per un vino piemontese magari, però è così. Cioè nella scala dei vini piemontesi è vicino al Nebbiolo, cioè tra i vini più difficili, o anche molto più difficile del Nebbiolo. Forse è l'ultimo vino che potete assaggiare se venite in Piemonte, proprio per prepararvi alla degustazione. Come diceva Maurizio, no? Che come dire, sembra che sia facile. Sì, no, in realtà invece era un vino che era la corte dei nobili, c'erano delle reminiscenze. Poi dopo è stato mio nonno per esempio, l'ha abbandonato perché erano cloni non di ottima qualità, cioè un po' come il dolcetto che in maturazione cadevano tutti gli acini. Però adesso nella mia zona, che è la zona di Nizza, che è molto marginale, ci sono delle aziende come quelle di Chiappone che hanno piantato Nebbiolo, che hanno piantato il grignolino, qualcuno sta iniziando a rimpiantarlo. Quindi lo trovo positivo. Poi ho scritto anche stamattina su Twitter che mi piaceva l'euforia di stamattina, di questi giorni di Grignolino 1, che è una cosa molto importante. Quindi questo è quello che dobbiamo portare fuori. La degustazione mi sta bene, però dobbiamo cercare anche di portarlo fuori. Grazie.